Allora, buonasera a tutti. Io mi chiamo Nicolò Merendino e vabbè, prima mi presento, anche se abbiamo già un po' fatto con Sebastiano. Io sono un designer e diciamo che io ho vissuto per molti anni ho vissuto ad Amsterdam, dove ho lavorato prima in un posto chiamato Stime, che è un centro di ricerca specializzato nello sviluppo di strumenti musicali elettronici, poi per altri 2 anni in un altro Fab Lab, in un'altra associazione che si chiama Vax Society, sempre ad Amsterdam. E ora da 2 anni a questa parte vivo al Lido di Venezia, dove ho aperto un mio studio con un mio laboratorio di fabbricazione digitale. E niente, diciamo che come professionista ho deciso di adottare questo nome, che è Chi ha ucciso il Conte. Adesso non voglio tediarvi con i motivi che hanno scelto, ma diciamo che era importante per me scegliere un nome che fosse una domanda piuttosto che una definizione. E niente, e allora iniziamo col dire che io sono un designer, ma a differenza di molti miei colleghi, io ho specializzato nello sviluppo di una ricerca di design fortemente incentrata sugli strumenti musicali elettronici e sull'arte multimediale. Quindi diciamo che il mio lavoro in linea di massima è quello di... I miei clienti sono tutti artisti che hanno bisogno di sviluppare i loro strumenti o le loro installazioni, e il mio lavoro è quello di appunto assisterli nello sviluppo dei loro pezzi. Questo ad esempio non l'ho fatto io, ma l'ha fatto un mio collega chiamato Yuri Suzuki, e diciamo sono degli oggetti che a seconda della forma fanno un suono diverso. E ho scelto questa slide per comunicare il fatto che l'unione tra design e musica è molto feconda, cioè che diciamo ricercando un po' una forma per un oggetto che emette del suono, è un tipo di ricerca che offre moltissimi spunti diciamo interessanti per produrre degli oggetti. E niente, no, diciamo un'altra volta il mio lavoro appunto è quello di sviluppare, sostanzialmente che sviluppa strumenti. Questo ad esempio è un pezzo che ho fatto per un artista chiamato Alex Nowitz, che è uno strophonion ed è un voice controller, cioè uno strumento che il performer indossa, tiene in mano, e lui sostanzialmente muovendo questo dispositivo insieme ad un altro può modulare il suono della voce live, cioè lui canta e muovendo questo controller cambia il suono della sua voce. E una cosa un po' strana da dire è che paradossalmente nel mio lavoro io mi occupo di tutto di uno strumento musicale eccetto il suono, cioè il suono è una parte di cui si occupano generalmente i miei clienti. Ora, una parte importantissima del mio lavoro, come prima accennavo, è il cosiddetto critical making. Questo è un termine coniato da un ricercatore canadese chiamato Garnet Hertz, e che diciamo questo di Garnet Hertz sostiene che l'atto di progettare un oggetto non è soltanto un atto diciamo fine a se stesso, ma che ha delle ripercussioni. E personalmente io mi piace diciamo approcciare la mia professione in 2 maniere. La prima è per quanto riguarda il contenuto, nel senso che io credo che l'atto di progettare oggetti tecnologici che in qualche maniera siano differenti da ciò che il mercato propone sia in qualche maniera un atto di protesta, se non di ribellione addirittura, e questo non vale solo per quello che è l'output del mio lavoro, ma anche come faccio il mio lavoro. E io, come accennavo prima, ho scelto qualche anno fa di utilizzare esclusivamente strumenti open source per sviluppare i progetti che faccio. Altra cosa, a proposito di Garnet Hertz, questo è un oggetto provocatorio che si chiama il Phone Hammer, che è un oggetto che è nato con l'intento di spaccare gli smartphone, cioè questo è un progetto provocatorio che quando tu vedi un tizio con lo smartphone che non ti si fila, spam, gli spacchi lo smartphone. Ne ho uno, però non l'ho portato, non vi preoccupate. Allora, diciamo un po' il mio processo. Diciamo che il processo che seguo nello sviluppo di un progetto attraversa sostanzialmente queste frasi: una prototipazione, uno sketch, il design dei circuiti, un modello 3D, che quasi sempre è ciò che diciamo io sviluppo prima di iniziare, grafiche vettoriali per i pannelli frontali degli strumenti che faccio, e alla fine l'assemblaggio e la produzione di quello che faccio. Ora, come potete vedere, piuttosto che uno schema lineare, qui ho disegnato una spirale, perché spesso e volentieri queste fasi che ho che sto per illustrare non seguono sempre un ordine cronologico, cioè succede che dal punto 3 poi si torni al punto 1 perché si scopre che ciò che pensavamo non era la via giusta,
così via, insomma. Quindi diciamo che durante questa presentazione io ho un po' messo in ordine tutti i processi che seguo, ma nella vita reale, tra virgolette, il processo è molto più contorto e molto più ricursivo di quanto sto per spiegare. E quindi durante questa presentazione io pensavo, prima di illustrare passo passo questi step che vedete in questa slide, e poi porterò anche dei casi precisi di strumenti che ho sviluppato in questi anni. Ta-dan! Allora, come dicevo prima, quello da cui parto generalmente quando sviluppo un progetto è un prototipo, cioè i miei clienti vengono da me con una roba del genere, cioè una breadboard con dei tasti, delle manopole o dei sensori, e niente, io insieme a loro sviluppo queste breadboard tutte incasinate e le trasformo in uno strumento un po' più stabile, un po' più utilizzabile. E non solo, ma ho anche portato qui dei prototipi di strumenti, se dopo volete provare a, insomma, giocare con qualcosa. E altra cosa, questi prototipi generalmente utilizzo l'Arduino, come immagino molti di noi qui dentro. A volte utilizzo altre piattaforme come il Teensy, tipo questo che vedete qui, è un Teensy 2 mi sembra, oppure un'altra piattaforma che si chiama Bella Platform, che sono tutte piattaforme open source, ovviamente, che consentono a chi vuole inventare uno strumento i rudimenti, insomma, diciamo, l'accessibilità a manovrare i circuiti elettronici e programmarli. Vabbè, una volta che ho questo primo incontro inizio a disegnare, cioè utilizzo tecniche tradizionali come il disegno piuttosto che la creazione di modelli fatti con carta, cartone, insomma, quello che ho, per capire un po' la direzione, diciamo, dove vogliamo arrivare con l'artista. Per questo, insomma, beh, utilizzo pennarelli, quello che trovo. Fatto ciò, inizia una delle parti più complicate ma anche più interessanti del mio lavoro. Voglio vedere il design della PCB. Come potete vedere, un oggetto come questo non è esattamente utilizzabile né tantomeno ergonomico, quindi una volta stabilito più o meno la forma che vogliamo dare al nostro strumento, utilizzo KiCad per, diciamo, ordinare, per rendere un attimo più compatto il circuito. E, appunto, KiCad è un software completamente open source, che non so chi di voi è familiare con KiCad, però insomma è un software estremamente duttile, gratis, e che consente a tutti quanti di iniziare a lavorare con l'elettronica. Una volta fatto un circuito con KiCad, utilizzo una fresa a controllo numerico, il più delle volte, per incidere una PCB. Ora, utilizzando una fresa a controllo numerico, non so se siete familiari con questo concetto, ma è possibile creare delle PCB. Come funziona questo processo? Praticamente io utilizzo un materiale che è una lastra di vetronite, si chiama in italiano, con sopra un sottilissimo layer di rame, e io con la fresa CNC riesco ad isolare i tracciati che mi serve di isolare e creare così le connessioni che, insomma, sono necessarie per il funzionamento di uno strumento. Ovviamente questo si può fare solo in fase di prototipazione, poiché questo materiale non è molto longevo, cioè una cosa di questo tipo dopo 2 anni inizia purtroppo ad ossidarsi oppure a venir via. E in alternativa, il più delle volte, diciamo, finisco col commissionare la produzione di una vera e propria PCB a qualche insomma, azienda che produce PCB. Ho un esempio anche di questo. Se volete, oltretutto, se volete vedere un po' il risultato, ho anche portato degli esempi. Questo è un vecchio prototipo. Avete nella mano sinistra hai un prototipo fresato con la fresa CNC, mentre alla tua destra hai una PCB prodotta, insomma, industrialmente. Yahoo! Tra l'altro, nelle PCB fatte industrialmente qui non si vede, ma con KiCad una cosa strafica che si può fare è che se tu parti da Inkscape e fai una grafica, esiste una maniera per importarla su KiCad e fare così delle grafiche molto interessanti sui circuiti. Cosa che mi diverte moltissimo fare. Infatti, se vedete l'esempio, in una delle due c'è una grafica ispirata a un quadro che si chiama Fulmine Compositore di Fortunato De Pero. Voilà, questo è il risultato, diciamo, di una fresatura. Ok, quindi una volta che ho in mano il circuito, passo ad un altro software che è FreeCAD per modellare la scocca. Ora, FreeCAD anche qui è un software parametrico simile a, per dirci, SolidWorks o Inventor dell'Autodesk,
che ci consente di sviluppare un volume tridimensionale che sia poi stampabile in 3D. Difatti, finita questa fase, spesso passa ad uno slicer e poi a una scocca finita. Adesso questa immagine non è molto di qualità, però se volete anche qui ho una scocca come esempio di quello che è un po' l'output di questa fase. Vabbè, è questa comunque, diciamo che generalmente, cioè, questo qui è l'oggetto finito, se volete passarvelo, non ve lo rubate, però questo è l'oggetto. Ok, quindi una volta stampato in 3D il mio volume, passo ad un'altra fase che è quella del pannello frontale, anche quello è nel prototipo che sto facendo girare. Per fare questo processo utilizzo Inkscape, che abbiamo già citato, ed è un software di grafica vettoriale. E niente, con Inkscape che procedura seguo generalmente? Quello che faccio è che importo in SVG il circuito che ho fatto con KiCad e poi ci disegno sopra un pannello frontale, così che ovviamente i vari elementi del pannello frontale coincidano con la posizione degli elementi insomma presenti nel circuito. E una cosa figa da menzionare dell'utilizzo del software open source è che una cosa interessante nel fare lavori trasversali come me è che, a differenza del software commerciale, dove trovi situazioni in cui per esempio Adobe e Autodesk ti fanno la guerra ed è quindi difficile importare da Illustrator ad AutoCAD, questo per motivi di marketing, perché ovviamente ognuno cerca di rubarsi i clienti a vicenda, con il software open source questa cosa è un problema che neanche sussiste. Quindi se avete bisogno di sviluppare un oggetto o qualsiasi cosa utilizzando diversi software open source, molto difficilmente incappate in problemi di non compatibilità tra software, per il semplice fatto che appunto nessuno ci guadagna a essere protettivo con i propri formati. E quindi questa qui in particolare è una delle, diciamo, delle fasi del progetto in cui l'utilizzo di software open source rende la mia vita molto più facile. E niente, queste grafiche vettoriali fatte con Inkscape insomma vengono prodotte generalmente o con una macchina al taglio laser oppure con una fresa CNC. Io personalmente al mio momento nel mio laboratorio ho due frese CNC e quindi utilizzo molto più spesso la fresa della macchina al taglio laser, però come potete vedere la parte qui alla sinistra della slide, diciamo, è una versione fisica di quello che ho progettato precedentemente con il software Inkscape. E ok, questo è il pannello frontale, che tra l'altro è parte dell'oggetto che vi state facendo girare in questo momento. E niente, una volta fatto ciò, assemblo il tutto e niente, lo strumento è fatto. E quindi questo è un po' il workflow che seguo. Quindi ora che vi ho spiegato un po' che procedimento seguo, voglio farvi vedere anche dei casi precisi di strumenti che ho realizzato nel passato. Ne ho portati due. Il primo si chiama Lampiride e mannaggia non si vede niente. Però fatto sta che Lampiride è un progetto che ho fatto per un collettivo che si chiama III, che sta per Instrument Inventors Initiative, e vivono all'Aia in Olanda. E in particolare ho lavorato per Matteo Marangoni e Dieter Van Doren, che hanno sviluppato questo progetto che consiste in un set di 70 piccoli dispositivi, ognuno dei quali ha la possibilità di vedere, parlare, tra virgolette, e emettere una luce. E la cosa interessante di questo progetto è che ognuno di questi dispositivi può iniziare una conversazione con un suo simile. Poi vedremo meglio, ho anche portato un video dove è tutto molto più facile da capire, però adesso vi mostrerò un po' il processo che ha portato alla realizzazione di questi 70 dispositivi. Tra l'altro fare 70 cose con queste tecniche è una cattivissima idea, non lo fate. Allora, come prima, gli artisti sono venuti da me con questo qui, che è un prototipo molto basilare di come funziona il dispositivo. Quindi, come vi dicevo prima, qui abbiamo uno speaker, che era, diciamo, la voce di ognuno di questi dispositivi, un LED, che era la loro possibilità di emettere suoni, un microfono che è attaccato qui e da qualche parte, che però non vedo, ah sì, è qui, c'è un LDR, che è un sensore di luce che permetteva a questi dispositivi, diciamo, di vedere. E diciamo che il concept che c'era dietro questo progetto era che ognuno di questi piccoli dispositivi doveva essere in qualche modo percepito come una piccola creaturina
che l'utente doveva sollevare e portare in giro, così da creare un po' una situazione di convivialità fra tutti quanti. E quindi ho iniziato a vedere un po' quali sono oggetti in qualche maniera caratterizzati in maniera tale da sembrare degli esseri viventi. E quindi ho visto, diciamo, che le ispirazioni per questa cosa sono state, da una parte, questo coso qui che si chiama il Bejelit, che viene da un fumetto che si chiama Berserk, e questo è un pendaglio che in qualche maniera parla. Vabbè, in realtà è più complicata la storia, ma questa è esaustiva. E poi quest'altro affare qui, che viene da un film che si chiama Nove di Tim Burton, dove c'è questa specie di mostro che è uno scheletro, quindi diciamo ha delle parti organiche, ma è uno scheletro animato da alcune parti meccaniche. Quindi diciamo che con questa cosa che mi hanno chiesto gli artisti ho fatto un po' una ricerca tematica su esempi di oggetti barra cose che seguissero un po' il loro volere. Poi che ho fatto? Ho iniziato a fare degli sketch, quindi ho pensato a una creaturina che ha bisogno di essere aiutata, quindi ho pensato a una tartaruga che è sul dorso e che quindi un utente può voler rigirare, ho pensato a delle forme organiche come un mollusco, che se ci pensi un mollusco c'ha una parte che è più dura e più facile da maneggiare, un'altra che invece è più delicata. Niente di questo gli è piaciuto in realtà. Loro mi hanno detto vogliamo una trombetta, quindi mi hanno portato un imbuto e quindi gli ho fatto va bene, da paura, volete l'imbuto? Allora lavoriamo su questo imbuto. Quindi ho preso della plastilina e ho diciamo iniziato ad ampliare questo imbuto con l'idea di creare una creatura a questo imbuto. E niente, quindi ho pensato a come può essere. Nel frattempo loro hanno tirato fuori l'idea di bozzolo, quindi ho iniziato a fare tutti i concept con l'idea di bozzolo, ho pensato di prendere dello spago e di creare una specie di nido attorno a questi dispositivi, però questa cosa era un po' complicata perché arrotolare 70 dispositivi con lo spago era un po' impegnativo. Così alla fine siamo arrivati a questa conclusione che sostanzialmente era una trombetta come quella con l'imbuto che ho visto prima, dentro la quale abbiamo inserito delle costole che sarebbero poi andate a costituire la forma dell'oggetto in sé. E quindi che ho fatto? Bam! FreeCAD! Ho iniziato a modulare un po' questa trombetta, dove vediamo che la forma qui, diciamo, non so se è molto chiaro perché il wireframe non si vede molto bene, però presenta la trombetta, che è ciò che permette al dispositivo di amplificare il suono il più possibile, dove ci sono questi alloggiamenti all'interno dei quali si inseriscono le costole che poi formeranno, diciamo, la forma dell'oggetto in sé. Oltre alla trombetta ho anche fatto un dorso che serviva ovviamente a chiudere il tutto. Quindi che ho fatto? Ho fatto una prima stampa 3D con questa macchina che è una MakerBot. Quelli della MakerBot sono dei perfidi traditori, quindi non comprate una MakerBot per nessun motivo. Però all'epoca ancora non si sapeva, quindi ne avevo una. E poi ho tagliato a taglio laser le varie costole. In realtà le costole sono quella che è stata la ricerca più intensa e per la quale ho usato Inkscape. Prendete tutte queste costole che voi vedete, dovevano esattamente dare la forma all'oggetto finale. Come vedete? Con una cosa in questa maniera. Quindi vediamo che qui c'era la trombetta che era stampata in 3D e tutte queste costole qui che erano tagliate al taglio laser. Abbiamo deciso di mettere poi la luce sulla parte frontale e come potete vedere ci immaginavamo che gli utenti tenessero l'oggetto in questa maniera e lo porgessero un po' verso l'esterno. Quindi questo è stato finalmente approvato dopo mesi di ricerca. E ok, quindi inizialmente avevo pensato di fare una campana che fosse molto ergonomica. Cioè, come vedete, non so se si vede bene, ma questa forma è molto lineare. Cioè, ho preso e questa era di fatto una specie di campana. Solo che no, non andava bene la campana perché era troppo convenzionale. E quindi mi hanno chiesto che tutte queste costole dovevano invece essere più organiche, più, non so, più sofferenti, hanno usato questa parola. E così, eccomi qua. Ho iniziato a fare dei render, perché prototipare richiede un sacco di tempo. Questi render li ho fatti con Blender, e se voi iniziate a smanettare un po' con Blender vi accorgerete che i render di Blender non hanno nulla da invidiare a quelli commerciali. E quindi niente, ho iniziato a sketchare, insomma, a pensare a un po' di forme. Poi l'abbiamo tagliata al taglio di laser, ma questa prima versione sembrava troppo, come dire, troppo massiccia. Così li abbiamo fatti dimagrire e il risultato finale è questo qui. Come potete vedere, appunto, ci sono il circuito che nel frattempo abbiamo sviluppato e reso un po' più, come dire, compatto.
anche la parte frontale, che se ricordavate era molto, molto, come dire, molto rozza, adesso aveva assunto questa forma a goccia, e le costole, che rispetto a prima erano molto più magre in qualche maniera, e di conseguenza facili da gestire, e inoltre rendevano l'oggetto più leggero, perché prima nella versione questa qui l'oggetto era bello pesante. E niente, quindi una volta deciso questa cosa, boom, mass production, abbiamo iniziato a fare 70 di questi casi qua, che vi assicuro ragazzi è un'idea veramente cattivissima, cioè queste tecniche, cioè, se dovete fare una produzione di, diciamo che questo è un po', ok, già che ci siamo vi do un po' un'infarinatura di digital fabrication. Digital fabrication è una tecnica fantastica, però non è adatta proprio alla produzione, diciamo, su larga scala. Diciamo che se avete una sola stampante 3D e dovete fare una produzione di pezzi maggiori a 20, probabilmente è più conveniente approcciare un'altra tecnica di produzione. Anche se il numero 70 è un numero veramente infame, perché è troppo poco per essere industriale, ma troppo per essere fatto con tecniche digitali. Noi abbiamo optato, insomma, per la stampante 3D perché alla fine ce l'avevamo, quindi abbiamo detto, vabbè, facciamo questa cosa qui. Ma è stata una cattiva idea, non lo fate. E niente, e questo è il prodotto finale. Questo prodotto è stato in realtà un grandissimo successo, nel senso che è stato esposto in moltissimi festival, è stato esposto al Kick Festival in Belgio, è stato esposto al Festival per i 100 anni del Bauhaus, che si è tenuto qualche mese fa a Berlino, eccetera, eccetera. E niente, questo, diciamo, dà un po' un rapporto di come funziona, cioè diciamo la performance funziona così, c'è un cestone pieno di tutti questi oggetti che vengono dati agli utenti e poi gli utenti interagiscono tra di loro. Adesso posso farvi addirittura vedere, no, non volevo fare questo, posso farvi vedere anche un video. Serve il volume. Vedete, ognuno di questi oggetti emette dei suoni. Ok. Questo è tutto uguale il video, ma la cosa più figa è che possono anche interagire tra di loro. Se ne mettete uno di fronte all'altro, iniziano a copiare il comportamento dell'altro. Beh, ah, ok, ne arriva un altro. Capito? E la cosa fica è che poi, se vengono dati, qui vado avanti, ecco qua, se vengono dati a un pubblico, questo dà luogo a un sacco di interazioni interessanti. E qui ognuno ne ha uno in mano. Niente. Diciamo che questo è un progetto a cui sono molto affezionato, perché come dicevo prima io credo moltissimo nella progettazione di dispositivi che siano fortemente antitetici a quello che il mercato ci propone. Io vedo queste cose, anche gli artisti per cui ho lavorato, perché di fatto è stata un'idea loro, vedo questo come una sorta di anti-smartphone, cioè un dispositivo che non ti invita a chiuderti così nel tuo schermo, ma che ti invita viceversa ad approcciare gli utenti che ti stanno intorno.
e per questo progetto è tutto, ma volevo farvi vedere anche un altro progetto. Tadan, che ha il noise board. Ora, questo qui è un altro progetto che invece ho sviluppato qui a Venezia nell'anno passato. E vabbè, due parole, diciamo che è stato un progetto che ho fatto insieme a un artista chiamato Giovanni Di Nello e ad uno skater chiamato Alessandro Rizzo. È stato finanziato con dal comune di Venezia attraverso un bando che insomma abbiamo vinto. E cos'è il noise board? Il noise board, ne ho provato uno qui anche se non funziona perché il ricevitore ce l'ha Giovanni, ed è sostanzialmente uno skateboard sul quale abbiamo montato dei sensori così che i movimenti dello skateboard vengono trasformati da un accelerometro in dati e spediti a un computer via wifi e trasformati in musica da un artista. Che era sto botto? Vabbè, mi sentite ancora? Ok, sì. E niente, anche qui, come abbiamo iniziato, diciamo che l'idea per questo progetto era di mettere un dispositivo elettronico attaccato ad uno skateboard, che voi direte facile, se non che voi non avete idea di quante botte piglia lo skateboard. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata di farci dare uno skateboard usato da Alessandro, che era lo skater che avevamo nel team, e osservando un po' una tavola utilizzata nel corso degli anni abbiamo un po' identificato quali sono le zone che prendono meno botte e che di conseguenza hanno meno graffi e quali sono le zone che invece pigliano più botte. E ciò che è venuto fuori è che l'unica zona dello skateboard che non prende botte o quasi è il sotto della ruota. E per cui, ah ok, diciamo che come prima cosa ho creato questo modellato su FreeCAD, questo cubetto che in qualche modo doveva rappresentare un po' quelli che sarebbero stati poi i sensori, perché in questa fase del progetto ancora non eravamo sicuri di cosa utilizzare, quindi inizialmente abbiamo un po' usato questo dummy, diciamo, come idea di quelli che potevano essere i circuiti. Tadan, e quindi niente, come vi dicevo, il sotto della ruota è l'unica zona che è in qualche modo riparata da eventuali botte. Ok, poi un po' di ispirazioni. Diciamo che l'idea per questo strumento è stato quello di pensare a questo dispositivo come una sorta di parassita che si attaccava sullo skateboard e che in qualche modo ne cambiasse la natura. E non solo, ma abbiamo anche fatto sì che questo parassita non fosse completamente organico, ma che in qualche modo dichiarasse la sua natura tecnologica. E dulcis in fundo abbiamo anche fatto una bella ricerca sulla liuteria e sull'aspetto degli strumenti. Quello che noi volevamo fare era sostanzialmente applicare un po' quella che è l'estetica degli strumenti musicali a un oggetto molto, come dire, moderno come lo skateboard. Tadan! E quindi un po' questo è il concept che abbiamo fatto all'inizio. L'idea di fare uno skateboard con una specie di parassita attaccato sopra e poi le due F proprio come un violino. E difatti adesso vi spiegherò, diciamo che ho diviso questo talk in due diverse ricerche. Prima la ricerca sul casing dei sensori e poi una ricerca sulla ricerca più di graphic design che ha portato alle F. Allora, bam! Allora, una volta definito un po' come volevamo fare, ho generato questa forma un po' a macchia, un po' a ragno, non so come dire, con quattro zampe che si sono poi andate a inserire nella superficie dello skateboard. E una grande finezza è che quello che abbiamo fatto è che abbiamo preso il modello di uno skateboard, poiché gli skateboard sono tutti abbastanza simili, e utilizzato con FreeCAD una funzione booleana per ottenere un volume che andasse ad aderire perfettamente sulla superficie dello skateboard. In questa maniera, se voi vedete questo coso, non è piatto, ma è fatto in maniera tale che segua la curva dello skateboard. Fatto ciò, vabbè, abbiamo stampato in 3D un volume un po' più grande per contenere anche i sensori. Poi abbiamo preso una fresa CNC, abbiamo scavato un buco nello skate, così da generare più spazio per posizionare dei sensori. E per fare ciò abbiamo usato FreeCAD, perché una cosa strafica di FreeCAD è che non c'ha soltanto le funzioni per modellare, ma ultimamente hanno migliorato sempre di più le funzioni per generare i G-code. Quindi se voi avete una fresa CNC potete utilizzare FreeCAD per generare un G-code che funziona molto bene. E quindi così abbiamo fatto. E niente, questo è lo skateboard con questo primissimo prototipo inserito. Fatto ciò, abbiamo finalmente deciso
che tipo di sensore utilizzare. Il sensore che abbiamo utilizzato si chiama SenseStage e andatevelo a cercare perché è strafico. Questo è una sorta di Arduino molto compatto collegato a un'antenna wireless, l'XB, non so se qualcuno di voi lo conosce, però insomma questo è un dispositivo che ha un accelerometro integrato, che è esattamente quello che serviva a noi, e che comunica via wireless, quindi ovviamente utilizzando uno skateboard l'idea di avere un cavo collegato a uno skateboard era ovviamente impraticabile. E quindi che succede? Che tutta la ricerca, diciamo tutti gli dispositivi che abbiamo fatto finora, siamo dovuti un po' adattare alla scelta di questo dispositivo. E quindi niente, vabbè, qui potete vedere una foto con un po' di note che ho fatto rispetto al dispositivo precedente, che ho un po' allargato, spostato alcuni elementi, eccetera, eccetera. Sono diciamo delle finalità tecniche che ci stanno, quindi sono tornato su FreeCAD e l'ho rimodellato. E poi ho fatto anche un tappo, solo che ho fatto un tappo e una volta fatto questo tappo abbiamo fatto un primo crash test. Cioè abbiamo iniziato, insomma, ho dato questo coso ad Alessandro e gli ho detto tiè, fai del tuo peggio, vediamo se si spacca, e ringraziando il cielo non si è spaccato. Subito dopo ho iniziato a lavorare un po' sul coperchietto. Come vedete questo coperchietto è piatto, però prima non era interessante esteticamente e poi, per tornare al discorso dell'open source, era un dispositivo che nasconde il suo contenuto. E siccome io, diciamo che da principio sono contrario al concetto di black box, abbiamo pensato tutti insieme di fare un dispositivo che in qualche maniera rivelasse la presenza di un qualcosa al suo interno. Quindi abbiamo praticato queste fessure e poi abbiamo messo delle lenti che sono coincidenti con dei piccoli LED che sono sul SenseStage, che in qualche maniera fanno illuminare un po' l'oggetto, in questa maniera, se vedete. Ta-dan! Quindi fatto il tappo, l'abbiamo provato un'altra volta, poi l'ho stampato in nero per motivi estetici, nero è molto più figo. L'abbiamo applicato sui nuovi skateboard, poi vedremo più avanti gli skateboard, e poi abbiamo iniziato la ricerca numero 2. In realtà non è vero che abbiamo iniziato successivamente, queste due ricerche sono andate un po' pari pari per motivi di tempo, però insomma per questa dimostrazione ho pensato di suddividerle così da fare un po' più di ordine. E niente, quindi come dicevo prima, inizialmente quello che abbiamo fatto è studiare un manuale di liuteria e capire un po' quali sono le caratteristiche principali di uno strumento, in particolare le F del violino, che in teoria hanno una funzione acustica di cui non abbiamo bisogno poiché la nostra interfaccia è digitale, però era interessante come ricerca. Quindi cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo analizzato un po' queste F, abbiamo fatto ovviamente degli sketch sulla tavola per vedere un minimo come sembrava, che aspetto aveva. Poi sono passato a Inkscape, già citato software, di cui ribadisco è appena uscita la beta della versione 1, che è la fine del mondo, raga, provatela perché è orgasmica. E niente, abbiamo un po' fatto le elaborazioni intorno alle F, che adesso voi qui le vedete così molto slanciate, ma in realtà sono molto più tozze. Difatti il primo G-code che abbiamo fatto era... abbiamo fatto un G-code partendo da Inkscape, perché come già dicevo prima, fare uno switch da Inkscape a FreeCAD è molto facile, che è una grande svolta, perché così se volete fare un oggetto in 3D con delle grafiche o con delle forme molto elaborate, potete fare la parte bidimensionale su Inkscape, che è molto performante per quanto riguarda le curve e roba del genere, e poi importarle su FreeCAD. Così niente, ho fatto una tavola, ho fatto queste F, ho generato un G-code su FreeCAD. Poi con la mia fedele macchina CNC le ho incise sullo skateboard e abbiamo fatto questa simulazione. Sempre con Inkscape abbiamo anche fatto delle prove, diciamo puramente grafiche, di come queste F sembravano. E in realtà questa idea di fare delle F esattamente identiche a quelle di un violino ci sembrava inizialmente un'idea molto molto figa, però in realtà ci è sembrato un po' didascalica, cioè di fare le F esattamente uguali a quelle del violino, boh, non aveva molto senso, anche per il discorso che dicevamo prima, che queste F sono sui violini sono fatte così perché hanno una funzione, ma per il nostro caso dovevano essere delle figure un po' più astratte, un po' più evocative, piuttosto che proprio una copia uno a uno. E così abbiamo avuto l'idea fantastica di disegnare queste F utilizzando una texture,
che tra l'altro è la stessa texture che abbiamo messo sul tappo del casing dei sensori. Quindi in qualche maniera sullo skateboard abbiamo queste linee oblique che sono una texture che di fatto è generata da una sottrazione booleana tra una texture come questa e le F che abbiamo visto finora. Fatto ciò, vabbè, siamo tornati su Inkscape per disegnare questa texture, siamo tornati su FreeCAD per generare il G-code. Poi cosa ho fatto? Ho inciso insomma queste F su uno skateboard. E tra l'altro una nota un po' divertente è che noi avevamo bisogno di uno skateboard che fosse ligneo, perché ci piaceva che fosse di legno, e la cosa più vicina che abbiamo trovato a questa cosa era questo skateboard con una Madonna avocado fatta sopra, quindi ho carteggiato via la Madonna e così abbiamo avuto la nostra forma finale, il nostro insomma forma, insomma l'aspetto finale che vedete che ho in mano. E niente, poi abbiamo fatto queste incisioni. Ora una cosa fica è che, non so se voi lo sapevate, io non lo sapevo, ma gli skateboard, se li vedete di profilo, sono fatti da 7 strati di legno di colori differenti. Questo per motivi che in realtà nessuno mi ha saputo spiegare, però tutti gli skateboard hanno gli strati differenti. Così che le incisioni che abbiamo fatto sono ancora più affascinanti, perché in qualche maniera rivelano un po' l'anima dello skateboard. E quindi in questa foto vedete un po' uno zoom dei risultati diversi che si hanno incidendo queste F su diversi skateboard. Quindi era figo che ogni skateboard ci avesse in qualche modo la sua identità, se vogliamo chiamarla così. Tadano, vabbè, fatto ciò, lavoro manuale, ho spennellato una vernice protettiva sugli skateboard che avevo appena fresato e carteggiato, e questo è il risultato finale, cioè lo skateboard con la scocca attaccata sopra. Se volete potete passarvi anche questo, perché ho portato un prototipo pure di questo, se vi interessa. Grazie. Yahoo! E niente, e vi faccio pure vedere un video di come suona questo skateboard. Questo, diciamo, è un... Okay. Quindi vedi, questa è diciamo una demo base. E poi poiché il bando che vi citavo prima, che abbiamo citato, era sulla street art, Giovanni, che è il musicista con cui abbiamo collaborato, ha fatto sì che i movimenti dello skateboard non facessero dei suoni precisi, ma che modulassero un loop che fosse un po' hip hop, e che quindi fa un suono come questo. Niente, quindi sostanzialmente in questo set c'è un beat che fa tun-cia, tun-tun-cia, però se lo skateboard va veloce questo loop è più veloce, e se lo skateboard va lento il ritmo è molto più lento. E niente, con questo progetto poi è stato esibito a Venezia, a Lido una volta al Parco della Bissuola, dove abbiamo organizzato un po' dei contest. Qui possiamo vedere. E niente, quindi appunto l'abbiamo provato in diversi posti. Quelli di sopra sono al Parco della Bissuola e quelli di sotto sono al Lido, e dove tra l'altro c'è una storia da paura su questa storia del Lido, perché tra gli skater del Lido e i poliziotti locali c'è tipo una faida che va avanti da anni, e quella è stata la prima volta in cui questi pischelli finalmente sono dovuti andare sullo skate con un permesso del comune. Così è arrivato il poliziotto massaggiandosi la mano col manganello, però bam, gli abbiamo fatto vedere il permesso e questi hanno dovuto andare via, mortacci sua. E niente, video l'abbiamo visti già, e questa è la fine del mio discorso. Quindi niente, se volete cercarmi in giro sono su Twitter, Facebook, Instagram, peggio di Chiara Ferragni. C'ho anche un sito, chiaucisoilconte.eu, dove potete vedere questi progetti e altri. E niente, se avete domande scrivetemi, e se volete ho anche portato delle
dei piccoli dispositivi con cui possiamo giocare, se avete voglia, che sono un Theremin basato su Arduino e un SynthFM anch'esso basato su Arduino, in particolare su una libreria di Arduino che si chiama Mozi, che è una libreria molto particolare perché consente ad Arduino di emettere suoni che generalmente non può. Adesso non mi dilungo in spiegazioni tecniche, però fidatevi che è una grande svolta. E niente, questo ci porta in realtà alla seconda parte del mio talk, vale a dire il workshop. Se avete voglia e se vi va, possiamo fare un workshop di FreeCAD dove possiamo fare insieme la modellazione di una manopola. Ora, se volete, possiamo farla live, altrimenti proprio ieri ho fatto un nuovo tutorial che trovate su Vimeo, quindi se avete voglia di approcciare questo mondo, diciamo, dell'interaction design e della musica, potete andare su Vimeo, cercare FreeCAD tutorial versione 0.18 e qui trovate un po', diciamo, i rudimenti di modellazione 3D e di FreeCAD necessari per modellare una manopola. E niente, questo è tutto. Grazie per l'attenzione.